forse una delle tragedie più grandi della sua storia. In soli 19 secondi un palazzo in Viale Giotto crollò cancellando 67 vite, gettando nella disperazione cieca centinaia di famiglie e nel dolore più profondo l'intera cittadinanza. In quei momenti terribili furono immediati i soccorsi dei vigili del fuoco, dei servizi sanitari, di tutte le forze dell'ordine e in tantissimi accorsero i volontari organizzati, ma anche singoli che si misero a disposizione per cercare di salvare le vite dei loro concittadini. Uomini e donne che scavarono per tutto il giorno e la notte seguente, con le palle, con i picconi, o semplicemente con le mani, incuranti della fatica e della stanchezza, sopraffatti solo dalla tristezza e dal pianto. Su tutti spiccò l'impegno di Agostino Laquaglia, con quella sua figura imponente e con quello sguardo dolce. Lavorò alla guida del suo scavatore, lottando col tempo ma anche col demone del ricordo, il ricordo di una tragedia analoga che decenni prima gli aveva portato via i genitori. Oggi, in occasione dell'anniversario di quel giorno funesto, la città di Foggia, la Fondazione Banca del Monte, Domenico Siniscalco Ceci, intendono ricordare le vittime con un monumento. L'opera del maestro Silvano Pellegrini viene collocata qui sul luogo del disastro che è diventato oggi il giardino della memoria delle vittime di Viale Giotto, un'area verde dedicata al loro ricordo che resterà per sempre vivo in tutti noi. Do adesso lettura del messaggio del 13° anniversario del crollo del palazzo di Viale Giotto. Il Presidente della Repubblica desidera esprimere la propria vicinanza con sentimenti di commossa partecipazione alla cittadinanza di Foggia e ai parenti delle vittime nel ricordo di una tragedia che sconvolse l'intera nazione. La realizzazione del monumento, che arricchisce ora il giardino della memoria delle vittime di Viale Giotto, rappresenta un'iniziativa di alto senso civico, in grado di rievocare al contempo i nomi degli scomparsi e lo slancio generoso di quanti si prodigarono negli immediati soccorsi, stringendosi con forte e umana solidarietà alle famiglie colpite. In questo spirito, il Presidente Napolitano rivolge a lei, signor Sindaco, al Presidente della Fondazione Banca del Monte, Domenico Siniscalco Ceci, che ha donato il monumento, ai familiari delle vittime di Viale Giotto, a quanti si prodigarono nei soccorsi e a tutti i cittadini di Foggia, un partecipe saluto, cui unisco il mio personale. Firmato Donato Marra, Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. Perché la tragedia è stata grande e ha colpito Foggia, ma ha colpito tutta l'Italia. Ricordo ancora quel momento, noi l'abbiamo vissuto il resto dell'Italia attraverso i mass media, ma questi sono fatti, eventi che coinvolgono tutti nella commozione e oggi nel ricordo che questo monumento renderà indelebile. Ricordo che deve essere non solo dei momenti di grande solidarietà che questa città ha vissuto avendo il conforto di tutti, dalle massime istituzioni fino al più piccolo cittadino che ha lavorato per la salvezza di coloro che erano rimasti ancora vivi, ma soprattutto deve essere il ricordo per quello che è il nostro, la nostra attività. Una tragedia che ha lasciato una cicatrice indelebile nel cuore di tutti noi. Più ancora davanti agli occhi il ricordo di quei momenti, di quella giornata, la speranza dei familiari dei superstiti, la speranza che attimo dopo attimo, un nuovo momento si trasformava in disperazione. I tantissimi volontari venuti da ogni parte d'Italia che scavavano con le mani, anche con le mani alla ricerca dei superstiti. L'azione encomiabile dei vigili del fuoco, l'azione della Croce Rossa, la vicinanza e l'azione dell'amministrazione comunale a quella guidata dal sindaco Paolo Agostinacchio, che è riconoscimento per l'azione svolta anche a livello nazionale. La popolazione visse con commozione e compostezza quei momenti, quelle giornate, con anche una speranza che attimo dopo attimo forse la saluto da parte mia e di tutte le familiari delle vittime che io qui rappresento. Sono molto emozionato, è un giorno particolare per noi. Ringrazio le autorità civili, militari, religiose intervenute, tutti i concittadini e gli amici che in questi anni ci sono stati sempre vicini, mai facendoci mancare il loro apporto.
Non voglio essere lungo, voglio ringraziare l'amministrazione comunale per il supporto dato e la Fondazione di Banco del Mondo per quello che è realizzato. Lo dico, signor Presidente, lo dico come sindaco, lo dico 67 volte. In occasione del decimo anniversario del crollo di Viale Giotto, l'associazione familiari delle vittime chiese alla Fondazione di farsi carico di questa opera. C'è voluto un po' di tempo, ma naturalmente è stato necessario coordinare un po' di profili importanti, a cominciare da quello finanziario ovviamente. E la richiesta, la proposta andava accolta innanzitutto per rispetto al grande dolore, al dolore particolare che nasce dallo sgomento. Uno sgomento così forte non possato che per il numero delle vittime da essersi allargato all'intera comunità, all'intera cittadinanza. E allora però noi ci siamo fatti carico di un altro profilo, perché quando il dolore assume queste dimensioni, quando la memoria supera anche le vittime, perché diventa qualcosa di più grande, di più ampio, quando diventa memoria condivisa e diventa quindi storia, la storia deve essere, come si insegna, la storia maestra di vita, allora occorreva che questo evento, per il quale nessuno vuole grazie, perché non sono cose che si fanno per le grazie, neanche 67 anni. Dicevo, per chiedere a me, che all'epoca rappresentavo il sistema imprenditoriale della città, una mano, perché c'era davvero una tragedia in corso. Lo facemmo subito, ma ci accorgemmo qualche minuto dopo arrivati qui che forse era troppo tardi, era inutile. Le lacrime che allora mi sgorgarono dagli occhi non le ho mai dimenticate. Rimanemmo tutti quanti noi attaccati ai televisori, come diceva precedenza, con la speranza di non sentire soltanto lamenti di morte, ma lamenti di vita. Ricordo per tutti la piccola Laura che ci dette la speranza a tutti quanti noi. Ebbene, quando è passato il momento del dolore, ho avuto l'onere e l'onore di essere sindaco di questa città, abbiamo pensato tutti quanti, che questo luogo dovesse diventare qualcosa di diverso. Qualcosa di diverso che forse in primo luogo la testimonianza della memoria della città, la memoria nei confronti delle vittime. Signori, noi stiamo calpestando un cimitero. Ci sono 4 vittime che non sono state nemmeno ritrovate. I loro corpi casomai sono in quel giardino, sotto le camelle delle 67 camelie che abbiamo voluto piantare. Ma sono anche le vittime di Viale Giotto il monito per questa città. Quando con la semplicità, con l'affetto, tutti i parenti delle vittime ci chiedevano con gli occhi di fare qualcosa, penso che abbiamo dovuto pagare un piccolo debito come città. Non dico ci siamo riusciti, ma a vedere qui oggi, accanto a noi, la Sua Eccellenza il Prefetto, il Presidente della Provincia, la rappresentante delle varie regioni, le istituzioni, i tanti colleghi sindaci della provincia di Foggia, di altre città, da Bari, da Letta, anch'esse segnate dal crollo e dai lutti, vedere questa piazza piena non solo delle istituzioni ma dei cittadini significa che quel ricordo ce lo portiamo davvero nel cuore. Ecco il cuore. Un cuore spezzato, è un cuore a cui mancano dei pezzi, è un cuore lacerato, è un cuore in cui ci sono 67 ferite. Ma quel cuore deve essere anche il cuore che testimonia che questa è una grande città, è una grande città che ha nella solidarietà, che ha nella voglia di essere vicini uno all'altro, il punto di partenza per la sua rinascita. Da Viale Giotto, dalla piazza delle vittime di Viale Giotto, nasce oggi un nuovo senso di civiltà e di condivisione civica. Piangiamo anche oggi. Piangiamo anche oggi le nostre vittime, ma da queste lacrime, come dice l'epigrafe che il Comune ha voluto mettere qualche anno fa, devono sgorgare dei petali rossi che attraverso il sangue di quelle vittime
testimoniano il futuro di questa città. Ai parenti, a Mimmo Caldarulo, dico soltanto, è stato davvero un momento triste per voi. So stanotte che cosa ciascuno di voi alle 3.32 ha pensato e ha provato. Noi non possiamo, ciascuno di noi, entrare nei vostri cuori. Possiamo solo dirvi, vi siamo davvero vicini alla mia città, alla mia amata città. Rispettiamo questi sentimenti, creiamo il futuro della città attraverso questo e soprattutto siamo orgogliosi di essere cittadini di questa foggia che ha nelle sue ferite, nelle ferite della guerra, la guerra, nelle ferite dei bombardamenti, nelle ferite di questa guerra che ha portato a me, ingegnere, costruttore di palazzi, scoprire come in pochissimi secondi un palazzo di decine di piani possa diventare alto 3 metri, a tutti quanti noi un monito per il futuro. Foggia deve vivere attraverso e deve essere fecondata anche dal sangue di questi cittadini. Un abbraccio a tutti quanti voi e soprattutto penso che dobbiamo prendere l'impegno di conservare questo luogo davvero come un cimitero vero, un cimitero nella città, perché così soltanto questo luogo avrà quella valenza che tutti quanti noi pensavamo dovesse avere. Adesso si scoprirà il monumento. Io voglio ringraziare personalmente Silvano Pellegrini. Io l'ho conosciuto quando ebbi la fortuna di lavorare all'Accademia di Belle Arti a curare quelle istituzioni. È un uomo generoso, è un artista e soprattutto è un amico di questa città che viene da lontano e che ci ha aiutato. Ma tutto non sarebbe stato possibile se altri amici di questa città, altri concittadini come quelli che gestiscono la Fondazione della Banca del Monte, non avessero deciso insieme di dare questa speranza che attraverso il cuore che noi andiamo fra un attimo a scoprire possa far nascere soprattutto nei giovani un cuore nuovo per il futuro. Molti di loro non sanno nemmeno che cosa è successo 13 anni fa, ma se si dovranno interrogare è come non dire loro guardate al futuro con rispetto delle regole, come diceva poco fa Sua Eccellenza, per fare in modo che da tutto questo nasca una città migliore. Un abbraccio ad ognuno dei parenti delle vittime, un abbraccio silenzioso, un abbraccio fraterno, mio personale ma di tutti quanti voi. Qui oggi ci sono, come ho detto, le istituzioni, ci sono le autorità, ci sono i rappresentanti dei Vigili del Fuoco, delle istituzioni di volontariato, ma ci sono i Vigili del Fuoco, ci sono i tifosi, c'è tutta la città che sta qui in questo luogo. Non deve essere solamente questo giorno. A ognuno di voi, ritornando a casa nelle vostre sere casomai, passate innanzi a questo cuore e con un segno della croce ricordiamo insieme coloro che non ci sono più. L'eterno riposo, dona loro Signore. Adesso il prefetto, il sindaco. In rappresentanza dell'Arcivescovo Metropolita di Foggia Bovino, Monsignor Francesco Pio Tamburino. I giovani, i poveri, gli emarginati, che cercano uno spazio di vita e di speranza, fa che non si estingua nelle nuove generazioni la fede trasmessa dai padri, resti vivo e coerente il senso dell'onestà e della generosità, la concordia operosa, l'attenzione ai piccoli, agli anziani e agli ammalati, la premurosa apertura verso l'umanità che in ogni parte del mondo soffre, lotta e spera per un avvenire di giustizia e di pace. Intercedano per noi la Vergine Madre dell'Icona Vetere, i santi patroni Guglielmo e Pellegrino e tutti i testimoni del Vangelo i cui nomi sono nel libro della vita. Risplenda il tuo volto, Padre, sulla nostra Chiesa e sulla nostra città.
e la tua benedizione ci accompagni nel cammino del